Ciao a tutti, oggi volevo farvi un mini video su acquisti che ho fatto da una ragazza su Facebook e non è il primo acquisto che faccio da lei, però non ci ho mai fatto un video perché alla fine era uno o due oggetti, quindi non valeva la pena. Mentre questa volta ho comprato più cosine che vedete qui sul tavolo. Allora, la ragazza ha la pagina Facebook su Facebook. E si chiama Christian Lia, andate a cercarla, ve la lascio nell'info box e vende tutte queste cose kawaii, quindi se vi piace andate a vederlo. Allora, io avevo ordinato solo queste quattro cose. E questo qui è un mousepad di Sumiko Gurashi. Purtroppo con il caldo si era tutto scollato, mi è arrivato tutto scollato. E ho dovuto mettere la colla dietro per recuperarlo. E infatti si vede. Il problema è che la colla adesso, quando passo il mouse, me lo manda in giro come gli pare a lui, quindi non funziona nemmeno bene. Però lei è stata gentilissima e ha fatto presente il fatto al negoziante e per settembre dovrebbe essere rimandato a lei e poi lei me lo rimanda. Quindi niente, vabbè, è bellissimo, quindi non ci si può fare niente, è il caldo che distrugge la merce. Poi ho preso questi adesivi che sono per lo più per l'agenda e sono tre pagine. Allora, questa con tutti i bordini, questi fiorellini. Poi ci sono questi, sempre bordini, qua le flag, molto bello colorato. E poi questi. E stavo finendo questi così di fantasie normali, quindi ho voluto prenderli. Poi mi piacevano questi, sono troppo belli, che stanno in tutte le pagine. Eccoli. Poi ho comprato queste due paginette di adesivi di Molang, che come sapete io non riesco a resistergli. Guardate quanto sono belli, c'è Biancaneve, questo che mi piace tantissimo. Che dolce, piange. Qua ci sono loro che mangiano il gelato. E di qua invece non li avevo mai visti con lo sfondo, quindi ho preso anche questo. E sono troppo carini. Un bacino. E lei in più mi ha mandato dentro questa bustina carinissima che ho conservato ovviamente questo cabochon di Hello Kitty, oddio, piccolissimo, che ci si potrebbe fare anche un anellino o qualcosa del genere. E in più questo che è un memo pad di Sticky Notes di Molang ed è la versione rolling, mentre io ho, oddio, che c'entra questo? C'è questo qua, quello che dice Hello. E la parte più bella di questi cosi non è solo questo, ma anche la parte dietro, perché hanno dei disegni spettacolari. Questo qua ancora non l'ho voluto scartare perché non so se tenermelo oppure farci un pensierino per qualcuno, quindi non saprei. Se vi interessano queste cose, vi consiglio di andare a vedere la sua pagina e quindi spero che i miei acquistini vi siano piaciuti come al solito. Vi mando un bacio. Ciao!